Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Segno 7. Stasera parleremo di denatalità, con questa puntata che ha appunto come titolo L'inverno delle nascite. E lo faremo in compagnia di Elisa Del Cucina, avvocato, insegnante, presidente del movimento del Centro di Aiuto alla Vita di Arezzo e vicepresidente della Federazione Regionale Toscana dei Movimenti di Aiuto alla Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita. Ho detto bene? Sì, buonasera, Buonasera e buonasera. benvenuta. Ecco, proprio a lei io chiederei su questo argomento che appunto denatalità se ne è tanto parlato, ogni tanto viene fuori, ma la situazione è davvero così critica? Sì, direi di sì. È preoccupante, non solo guardando al passato, sono andata a cercarmi i dati Istat 2022, si segna almeno 31,9% di nascite nel 2022 rispetto a 15 anni fa, ma è preoccupante guardando anche al futuro, per quelle che sono le dinamiche, sociali, economiche e le aspirazioni dei giovani oggi. E ora questo lo vediamo, lei ha parlato dell'Istat ed abbiamo proprio il primo servizio, un bel servizio introduttivo del past president dell'Istat, Giancarlo Blangiardo. Vediamolo insieme. Allora, questa cos'è? È la storia demografica italiana. La curva che vedete, quella continua che sale, sono la popolazione, popolazione che è sempre cresciuta, breve parentesi durante la Prima Guerra Mondiale, ma insomma è cresciuta fino al 2014, poi a un certo punto incomincia a scendere anche la popolazione. Un grande paese che incomincia a perdere popolazione, quindi che rischierà poi di non essere più un grande paese. Le altre due curve sono nati e morti, sempre più nati che morti, come vedete la parte superiore sono le nascite. A un certo punto le curve si avvicinano, si toccano, si sorpassano. Da un po' di anni a questa parte siamo un paese con più morti che nati. Gli ultimi dati sono stati ricordati in precedenza, 713.000 morti a fronte di 393.000 nascite. Ecco, questa è la situazione, la fotografia oggi. Voltiamo pagina. Cioè, proviamo a vedere dietro l'angolo che cosa c'è. Beh, naturalmente è una previsione, quindi le previsioni hanno delle incertezze, però se fatte bene, in qualche modo, soprattutto in demografia, dove il domani in qualche modo è scritto nel ieri e nell'oggi, si possono fare delle buone previsioni. Ecco, questa è la situazione. I 59 milioni di italiani di oggi scendono a 48 milioni scarsi. Spariscono 11 milioni di persone, il grande paese che perde 11 milioni di persone. In Europa siamo tra i grandi, ma anche perché abbiamo una grande popolazione, noi, la Francia, la Germania, la Svezia, che ha molto territorio, non è un grande paese. Ebbene, 11 milioni in meno, nati e morti, 800.000 morti a fronte di 300.000 nati. Ecco, questa è, se non cambiano le cose, uno scenario che va a realizzarsi. Professore, scusa, grande paese, quindi grande anche dal punto di vista economico, quindi la popolazione influisce anche dal punto di vista dell'economia? Assolutamente sì, cioè è chiaro che la popolazione produce la dimensione del PIL, quindi i cambiamenti demografici, il minor numero di abitanti, la loro modifica rispetto alla struttura per età della popolazione. Non succederà, ci auguriamo, però se le cose dovessero muoversi come abbiamo visto, noi perderemmo quasi 500 miliardi di PIL, che non è, ovviamente non è pochissimo, peraltro è stato ricordato in più occasioni l'invecchiamento, il welfare, eccetera, quindi le perdiamo in un contesto nel quale ci sarà sempre più bisogno di risorse. Elisa, siamo tornati in studio dopo questo intervento molto interessante di Blangiardo. Ecco, ma noi cosa possiamo fare per rispondere a questa decrescita? Allora, è una domanda con una risposta difficile. Quello che l'intervento appena sentito mi provoca come riflessione è che negli ultimi anni il dibattito si è rinvigorito avendo, come dire, a che fare con termini economici. Diciamo che è un po' frutto della mentalità utilitaristica secondo la quale mancano all'appello
forza lavoro, contribuenti, è messa a rischio la sostenibilità del welfare e quindi ci si preoccupa, adesso tutti si preoccupano, le varie frange politiche, i vari personaggi che finora si sono crogiolati nell'inverno demografico, che si sono anche compiaciuti dei circa 6 milioni di bambini abortiti grazie alla legge 194 del 78, perché non ci dimentichiamo che anche quelli mancano all'appello oggi, sarebbero giovani adulti che avrebbero contribuito alla ricchezza sociale. Ma ripeto, dispiace che il dibattito abbia preso anche questa deriva utilitaristica, che poi è madre anche di quella eugenetica, per cui l'uomo vale in quanto può fare, può rendere una ricchezza, può contribuire al pagamento delle tasse, dei contributi, appunto alla sostenibilità del welfare, quando in realtà il terzo settore, l'associazionismo, il Movimento per la Vita Italiano che io rappresento, da decenni portano un messaggio che va oltre questi aspetti economici. Un messaggio anche, diciamo, di speranza. Ogni nascita è un dono perché ogni essere umano è una risorsa insostituibile, irripetibile e lascia la storia nella storia del mondo, e quindi al di là di tutti questi aspetti economici, politici e sociologici c'è proprio un aspetto culturale e valoriale che abbiamo perso negli ultimi decenni. Anche etico proprio. E su questo sì. Vorrei interrompere, perdonami, ma abbiamo un servizio interessante di Papa Francesco proprio su questo aspetto. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo. Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno definito, unico, universale per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l'avvio di una riforma sociale che mettano al centro i figli e le famiglie. Se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro, ma se le famiglie ripartono, tutto riparte. Elisa, una speranza nel futuro che deve essere in qualche modo diffusa, ma come si fa a infondere una speranza del genere? Intanto Papa Francesco fa bene a richiamarci appunto all'idea del figlio, del dono, della vita con parole di speranza. Io la soluzione non ce l'ho, però mi viene da richiamare le parole di Santa Madre Teresa che dice: se vuoi cambiare il mondo, se vuoi cercare la pace, vai a casa e ama la tua famiglia. Quindi nel nostro piccolo possiamo testimoniare la bellezza della famiglia, della scelta per la vita e farlo ognuno nel proprio ambiente, che sia al lavoro, che sia nella squadra di calcio, che sia in una serata tra amici. Ecco, testimoniare quello che oggi è un po' ormai un concetto addirittura politicamente scorretto, per cui fare le cose insieme, condividere, è più difficile, è più faticoso, ma è più bello, che è un altro messaggio che il Papa molto spesso ha richiamato. E poi io ho 4 figli, quindi grandi speranze, no? Grandi speranze. E l'Istat, certo, anche in questo caso, conferma che le famiglie cristiane, cioè dove c'è uno sguardo di trascendenza, sono quelle dove si fanno più figli, quindi sono famiglie più numerose. Quindi forse nel generare un figlio c'è anche un po' un atto di fede, inteso come un affidarsi, un affidamento, un affidare una vita. C'è una visione, poi ora si sente tante, la famiglia un po' anche probabilmente sotto tiro, io non sono molto politicamente corretto, sicché si sente tanta cialtroneria in giro, ma su questo sorvoliamo e entriamo entriamo nel vivo della nostra trasmissione, perché c'è un aspetto interessante che tutta una serie di argomenti che forse pensavamo di conoscere ma non conosciamo bene sulla denatalità. Proviamo a sfatare 3 miti sul tema della denatalità. Il primo: sovrappopolamento, siamo troppi. Non è vero,
o perlomeno in Occidente abbiamo un grande problema perché la popolazione è sempre più vecchia, diminuiscono i giovani e addirittura ogni 1000 lavoratori ci sono 600 pensionati. 2. È una questione culturale, cioè nonostante le difficoltà della guerra mondiale in Italia si facevano tanti figli, oggi invece non ci sono quelle criticità eppure i figli diminuiscono. È vero in parte, nel senso che c'era un altro sistema, c'erano le piazze, c'era una comunità di riferimento. Oggi c'è un desiderio di famiglia, ma non ci sono le opportunità di realizzare questi figli, perché le donne vorrebbero 2 figli, mentre invece ne fanno 1,29. 3. È l'approccio dei single che pensano, anche giustamente dal loro punto di vista, vabbè, ma io non l'ho fatti i figli, se li facevo me ne occupavo, non mi riguarda come problema. È vero in parte, perché la loro libertà, la loro possibilità, i servizi di cui usufruiscono, servizio sanitario, ma anche i servizi sociali, sono dovuti al fatto che sono nati dei bambini che sono diventati dei lavoratori e che comunque hanno pagato le tasse, quindi la libertà di ciascuno di noi è comunque strettamente collegata anche alla nascita dei figli. Dopo aver sfatato questi miti, restano 3 realtà oggettive. La prima, dobbiamo far ripartire la natalità, altrimenti questo paese cala a picco. Basti pensare che nel 2050 avremo un terzo della popolazione italiana composta da over 65. 2. L'aspetto culturale è anche un aspetto che ha a che fare con la concretezza, perché il desiderio c'è, ma se non mettiamo le donne nelle condizioni di realizzare questo sogno, con politiche serie dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, non si va da nessuna parte. 3. Come abbiamo visto, non riguarda solamente una fetta della popolazione o alcune categorie, riguarda tutti, nessuno escluso. Questo era uno spot molto interessante dove De Paolo appunto elencava diversi aspetti. Io le chiederei se ne vuole aggiungere altri, ma le fa una parentesi perché uno in particolare lo vorrei aggiungere io, mi è venuto in mente subito mentre ascoltavo appunto De Paolo, che tra i servizi che avevo di Blangiardo e la disponibilità che c'è stata di ascoltare Past President, non lo abbiamo potuto mandare, ma ce n'è uno anch'esso molto interessante, che parla dell'aspetto dell'immigrazione. Alcuni pensano che l'immigrazione che arriva, che c'è, che comunque genera dei figli, ne fanno più di noi, sia sufficiente, assolutamente. Questo Blangiardo, questo mito lo sfata subito. È vero che hanno più figli in molti casi, ma non sarà sufficiente a colmare la perdita che abbiamo, perché la perdita, è, a dispetto di quel che si può credere, è veramente enorme. Ecco, scusi per questa parentesi. Ecco, confermo quanto ha detto, in che senso? È vero, le donne straniere che vengono in Italia fanno più figli, sicuramente anche perché non lavorando generalmente non lavorano, quindi possono e si dedicano anche per cultura alla cura dei propri figli. Però attenzione, perché anche qui i dati Istat rivelano che dopo pochi anni di residenza in Italia, le stesse straniere si accomodano nel nostro stile di vita, quindi diminuisce fortemente anche la loro propensione a generare. Questo cosa ci fa capire? Che in realtà il discorso è appunto un discorso culturale, ma molto più profondo. E è il benessere economico, ahimè, che ci rende più chiusi. Il livello di ricchezza di una società è inversamente proporzionale al suo grado di accoglienza alla vita. Può sembrare un assurdo, è per questo che io credo relativamente agli aiuti economici, agli interventi di carattere economico, perché quello di cui oggi c'è bisogno è una rivoluzione culturale, una forma mentis che veramente veda nella nascita, nella natalità, una ricchezza prima umana e poi economica. Perché, ripeto, nella mia esperienza di volontaria pro-life da oltre 15 anni ho trovato molte più difficoltà ad aiutare una gestante agiata, emancipata, in carriera, nel convincerla a, come dire, portare avanti la gravidanza, piuttosto che a convincere la donna disagiata in difficoltà economiche. Perché, ahimè, nella mia esperienza, nella mia statistica, è molto più difficile rinunciare appunto ai propri agi
che ci rendono forse più individualisti, più egoisti, che dividere quel poco che c'è da dividere. Sembra un discorso semplicistico, però, ripeto, il trend delle nascite anche nelle gestanti straniere conferma che nelle nostre società opulente c'è poco spazio. Questo è un argomento che andrebbe approfondito, è molto interessante e che mi convince anche molto. Però vorrei proseguire sempre a questo punto con Blangiardo, quindi sempre Istat, su un altro aspetto interessante, se ne è parlato prima, che è il mercato del lavoro, che è legato, insomma, ora ascolteremo, e poi un altro aspetto è un conto, diciamo, molto interessante che ha fatto lui, è sul consumo del futuro, vediamolo insieme. Si è parlato spesso di lavoro prima e di conciliazione. Ecco, io vi inviterei a guardare il grafico di sinistra, e cioè è il tasso di occupazione, guardate le due curve, quella rossa e quella verde, al variare del livello di istruzione, quindi massimo scuola media, diploma, laurea, no? Ovviamente crescente, però guardate come la linea verde, le single, tasso di occupazione confrontato col tasso di occupazione delle donne che hanno bambini piccoli. Sono allontanate dal mercato del lavoro, anche le laureate, un po' meno, ma insomma anche le laureate. Poi ci sono le differenze territoriali e quello ben lo conosciamo. Quindi, ancora una volta, il dato sottolinea l'esistenza di un grosso problema rispetto al quale bisogna intervenire. Allora, il discorso è questo: noi vivendo consumiamo una parte del futuro della popolazione, perché ogni anno che passa, ahi noi, non è che ne perdiamo proprio uno, ma insomma quasi un anno ce lo giochiamo. Allora, i nostri 58 milioni di abitanti si sono mangiati, alla fine vivendo, 50 milioni di futuro complessivo, di quello che è, a me piace chiamarlo, il patrimonio demografico della popolazione italiana. Cioè, se voi prendete la popolazione italiana, tenete conto delle aspettative di vita di tutti noi, fate un conto complessivo e scoprite che vengono fuori 2 miliardi e 400 milioni di futuro. Questo futuro viene generato, rigenerato ogni anno attraverso, un bambino. No, nasce un bambino e lui si porta dietro 80-85 anni di futuro. Arriva un immigrato giovane, si porta dietro 30 anni, 40 anni, quello che è. Se qualcuno muore, ahi noi, si perde un po' di futuro, e poi naturalmente gli immigrati lasciano, si portano dietro il loro futuro, e poi noi vivendo ce lo consumiamo. Quindi c'è un processo di rigenerazione continua. Bene, sappiate, se ci si mette a fare i conti, si può fare un bilancio, io l'ho anche fatto, nell'anno 2022 noi abbiamo perso 18 milioni di anni di futuro, tra quello che abbiamo consumato e perso, e nonostante il contributo dei nati, il contributo dell'immigrazione, alla fine il bilancio è negativo per 18 milioni di anni. E più andiamo avanti, più il nostro patrimonio demografico si va consumando. Allora, in questo calcolo un po' così, viene fuori che se noi volessimo compensare questo futuro che abbiamo perso, questi anni di futuro, a livello di nati, quindi ogni bambino porta dietro 80 anni abbondanti, ebbene avremmo bisogno di in più 220.000 nati, 220.000 bambini. Questo serve, è vero, potrete considerarlo magari un gioco, no? Uno sfizio, però ci dà una dimensione del quanto siamo sotto, quanto siamo in deficit, e quindi magari ci dà anche un parametro con cui intervenire, fare delle cose per quantomeno ridurre, se non proprio eliminare, il deficit. Un argomento, un tema molto interessante. Però Elisa, vorrei tornare con lei su questo argomento delle donne, perché questo è importante, se ne parla spesso, che forse è in malo modo, ma è così difficile ancora oggi conciliare famiglia e lavoro? In Italia è più difficile che in altri paesi. Va fatto un distinguo importante tra l'impiego pubblico e quello privato, perché sicuramente nel secondo, rispetto al primo, le donne scontano di più una carenza, diciamo, di tutele o diciamo, di disponibilità da parte delle aziende. Quindi la donna nell'ambito privato soffre una pressione anche psicologica, se non addirittura insomma, una pressione stringente, ogni volta che desidera far figli, quindi posticipa sine die, ma anche questo è frutto di una deformazione, forse anche un po' maschilista, perché una donna che è passata dallo status di donna a quello di madre in ambito lavorativo emerge con delle competenze, con delle capacità, con delle skill, come si dice oggi, che prima non aveva. E questo è assolutamente evidente ad ogni donna che sia diventata madre,
acquisire delle competenze che per un datore di lavoro dovrebbero essere considerate un plusvalore, una ricchezza e non un problema. La maternità ti permette di diventare più efficiente, efficace, produttiva, concentrata, insomma una serie di competenze, flessibilità, adattamento, di capacità. Certo. Ecco importanti. Perché tornerei all'argomento di prima, che erano, si parlava prima di politiche familiari, accennava anche lei, e vorrei vedere questo servizio del professor Matteo Rizzoli. Se le famiglie sono un fatto privato, perché se ne deve occupare lo Stato? Perché abbiamo le politiche familiari? A questa domanda possiamo trovare una risposta che punta al concetto di equità. Abbiamo le politiche familiari perché è giusto aiutare le famiglie, perché c'è il concetto di equità orizzontale. Nel mio capitolo che ho preparato per il report del CISF 2023 sulle politiche della famiglia, ho cercato di percorrere un'altra strada, una strada più consona a un economista come me. Ho cercato di utilizzare il concetto di efficienza, ovvero di verificare se sussistono delle ragioni basate sull'efficienza che giustificano le politiche familiari. Per fare questo ci bisogna di fare due passaggi logici. Il primo è quello di dimostrare che una società che è organizzata su delle famiglie, dove gli individui appartengono a dei gruppi sociali chiamate famiglie, è una società che sta meglio, quindi è più efficiente di una società dove gli individui sono organizzati come singoli, sono delle monadi. Ebbene, abbiamo un'ampissima letteratura che attraversa tantissime discipline che dimostra esattamente questo. Gli individui che vivono in famiglie stanno meglio dal punto di vista del benessere fisico, psicologico, del benessere soggettivo e anche del benessere economico degli individui che invece vivono in altre conformazioni familiari, in particolare vivono da soli. Queste appunto le chiamo le internalità, gli effetti interni della famiglia sui membri della stessa. Ci sono poi una serie di altri effetti positivi della famiglia sugli altri membri della società, gli effetti esterni, le esternalità. Ebbene, tra queste esternalità ne citiamo una, che è quella della natalità. I figli nascono alle famiglie grazie ai costi sostenuti dai genitori, ma questi figli portano dei benefici a tutto il resto della società. Pensiamo semplicemente al fatto che i figli sono la generazione di domani, sono i lavoratori, gli imprenditori di domani e sono anche i contribuenti di domani che pagano e sostengono il welfare di domani. Questo a favore sia di chi i figli li ha fatti, sia di chi i figli non li ha fatti. Ecco, questo effetto esterno positivo su tutta la società è, qui è il secondo passaggio logico che ci serviva, è la giustificazione del perché abbiamo le politiche familiari. Le politiche familiari sono necessarie proprio per sostenere ed aumentare questi effetti esterni positivi delle famiglie sul resto della società. Elisa, politiche familiari per il nostro futuro o per il futuro dei nostri figli? Questa è la domanda. Sono legate necessariamente a doppio filo, perché i genitori sono l'arco che scaglia quella freccia che sono i figli, ma i figli poi ritroveranno in traiettoria questi genitori in età adulta, in età matura. E ovviamente la stabilità futura, economica, familiare, professionale dei nostri figli, un domani sarà la rete di supporto dei genitori anziani, quindi è una staffetta generazionale in cui tutti hanno da guadagnare. Quindi il nostro e dei nostri figli. Prima parlavamo della questione economica, che anch'io sono molto d'accordo con quello che diceva prima, però ecco, abbiamo l'opportunità e vorrei ascoltarla con lei e con i nostri telespettatori, un intervento su questo argomento del ministro Giancarlo Giorgetti. Vediamolo assieme. Tante volte nel dibattito pubblico si chiama in causa la sostenibilità sotto gli aspetti ambientali, sociali. Io credo che vada ribadito con forza che il sistema economico è strettamente correlato al fenomeno della natalità
C'è anche la possibilità in qualche modo di quantificare quello che è l'impatto che deriva dagli indici che sono stati richiamati dal professor Blangiardo e che saranno sicuramente trattati durante queste giornate di lavoro. Da qui al 2042, con gli attuali tassi di fecondità, nel nostro paese rischia di perdere per strada percentuali del PIL impressionanti, pari al 18%. Quindi questo è un primo dato da cui partire. L'altro dato da cui partire è che per tanti anni, anche attualmente, la politica discute della sostenibilità del sistema previdenziale. Sostenibilità del sistema previdenziale che, a cui sostanzialmente si è risposto nel corso del tempo con le solite ricette, cioè sostanzialmente l'allungamento, l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'allungamento delle aspettative di vita, penalizzazioni per quanto riguarda l'appensionamento anticipato, per carità, tutti interventi che in questi anni hanno permesso di correggere la curva, rendere più sostenibile il sistema previdenziale, ma è assolutamente innegabile che la vera riforma previdenziale in realtà è una riforma che promuova la natalità. Senza questo tipo di approccio, senza questo tipo di impostazione, chiaramente il sistema non regge. Già oggi, se andassimo a vedere i numeri in senso aggregato, troviamo che su 100 pensionati abbiamo 111 occupati. In addirittura 39 province in Italia il numero dei pensionati è superiore al numero degli occupati, cioè di coloro che contribuiscono. Non è che la soluzione possa essere semplicemente quella di continuare a aumentare i contributi previdenziali, anzi, noi stiamo cercando di fare interventi di sollievo in senso contrario. Quindi ci rendiamo conto che in modo elementare, per queste evidenti considerazioni, poi per carità i demografi potranno darci tutte le indicazioni quantitative possibili e immaginabili, ma è un'evidenza, diciamo così, immediata, immediatamente percepibile. E io credo che ovviamente la decisione concernente la natalità dipende da molteplici fattori. E anche penso, evidentemente l'ho detto anche in Parlamento, che di per sé una politica fiscale per la famiglia non sia l'elemento decisivo, ma sicuramente un elemento importante. Elisa, siamo ormai in chiusura e le chiederei come possiamo però noi cambiare la visione nel futuro dei giovani, culturale. Appunto, i giovani non li agganci con le prospettive economiche, le prospettive sociologiche. I giovani hanno bisogno di adulti di riferimento che testimonino giorno dopo giorno nel concreto la bellezza della famiglia, del vivere in famiglia, della gioia piena che è anche sacrificio e aver cura nella sua accezione più sacra, che non ha nulla a che fare col divertimento, con l'autodeterminazione, con l'autorealizzazione individualista, ma è fare insieme, fare squadra e compartecipare, questa è la vera libertà. Ecco, ormai siamo veramente definitivamente in chiusura, però vorrei vedere un ultimo, forse penultimo, spero, vediamo dalla regia che ci dicono, ora l'intervento del professor Francesco Farri, perché qualcosa negli ultimi anni per le politiche familiari è stato fatto, e sentiamo un po', professor Farri. La manovra di bilancio segna un punto importante a sostegno della famiglia e della natalità. Essa contiene misure rilevanti sia per importo, si parla di circa 5 miliardi di euro distribuiti nell'anno successivo e in quelli a seguire, sia per tipologia e qualità degli interventi. In particolare meritano di essere segnalate e salutate positivamente il bonus per gli imprenditori che assumono madri di figli piccoli, la decontribuzione parziale per questi imprenditori, in modo tale da creare un circolo virtuoso tra impiego femminile e sostegno della natalità. Ci sono poi misure importanti a favore dell'integrazione della rete degli asili nido, misure significative a sostegno delle famiglie con persone disabili, misure rilevanti per quanto attiene alla libertà educativa, in particolar modo un fondo a favore delle scuole per l'infanzia paritaria.
Infine si compie un primo passo anche nel senso della revisione dell'ISEE, che vedrà scomputata una parte relativa al patrimonio investito in titoli di Stato. È quindi un passo, una manovra importante per il sostegno alla fiscalità della famiglia e non possiamo che salutarla positivamente. Dobbiamo considerare, come già abbiamo sottolineato anche nel rapporto che oggi presentiamo, che un ulteriore passo importante sarebbe quello della considerazione delle misure a favore della famiglia a livello europeo come escluse dai vincoli del Fiscal Compact. Infatti, il nostro welfare state non sarà più sostenibile nel giro di alcuni anni se non sarà invertito il trend della natalità. In questa prospettiva, considerare la spesa per la natalità e per le famiglie non come semplice spesa corrente, ma come investimento per la sostenibilità della finanza pubblica diviene indispensabile. Per questo motivo, l'ulteriore passo da compiere è un passo a livello europeo per snellire i vincoli per questa tipologia di investimenti. Elisa, siamo arrivati a conclusione, ma dopo l'intervento di Farri, cosa manca ancora? Manca una cultura della vita che va dall'essenziale. Ogni vita umana è preziosa, ogni neonato è una ricchezza e come tale va custodito. Grazie Elisa di essere stata qui con noi, Grazie a voi. grazie ai telespettatori e alla prossima puntata ovviamente di Segno 7 e questa sera vorrei però chiudere la puntata con un servizio, di speranza, un annuncio di speranza, una bella iniziativa nata proprio a Firenze, che ripercorre anche un po' la storia di Firenze e della città che proprio mira alla tutela della vita. Arrivederci a tutti. Dal 5 febbraio 1445 al 30 giugno 1875, Firenze ha custodito una tradizione secolare, la Ruota degli Innocenti, un luogo in cui le madri o i genitori fiorentini, impossibilitati a crescere i loro neonati, potevano affidarli anonimamente all'Ospedale degli Innocenti e a loro era affidata la cura e la crescita del bambino. Nel 2006 a Piazza San Remigio, a 2 passi da Piazza della Signoria, è stata inaugurata una nuova versione della Ruota degli Innocenti, una struttura chiamata Culla per la Vita. Oggi la Culla per la Vita cerca di offrire un'ulteriore possibilità alle mamme che, prese dalla disperazione, arrivano a abbandonare i loro figli. Infatti, alcune di queste donne ignorano la possibilità di partorire in sicurezza, in anonimato in ospedale, secondo la legge italiana e il percorso regionale Mamma Segreta. La legge consente alla madre di non riconoscere il neonato, che sarà poi adottato da una famiglia scelta dal Tribunale per i minorenni. Anche la culla di San Remigio è progettata per garantire l'anonimato di chi vi lascia un bambino. Non vi sono infatti telecamere esterne. Premendo l'apposito tasto, la culla si apre e 10 secondi dopo si richiude automaticamente. Una volta chiusa non è più possibile riaprirla. L'apertura della culla attiva un allarme presso la Misericordia del Duomo. Attraverso un monitor collegato alla culla, i volontari di guardia possono constatare che è stato depositato un bambino e immediatamente si mobilitano. Una volta arrivati in piazza San Remigio, i soccorritori prelevano il bambino e lo portano in ospedale per gli accertamenti medici. Successivamente vengono avvisate le autorità competenti, che attivano le procedure previste dal Tribunale dei minorenni. Questo servizio è la testimonianza tangibile dell'amore per la vita della nostra comunità. La culla di San Remigio non è l'unica in Toscana, la seconda si trova sempre a Firenze nell'ospedale di Careggi, mentre la terza ad Empoli. Aiutaci a far conoscere le culle per la vita, perché anche nelle mille difficoltà e nelle situazioni più complicate,
il posto di ogni bambino è la sua culla.